Ciao! Allora, il video di oggi lo dedico al rivestimento delle perle con la tecnica al peyote. Allora, ho trovato degli schemi e a proposito di questo vi lascerò nel box degli indirizzi. Uno è l'indirizzo di un forum che io trovo eccezionale perché veramente ci si trova di tutto e le persone che rispondono sono persone che sanno quello che dicono. Si chiama Capricci di Perline, non so se lo conoscete. Poi oggi ho scoperto il sito, anzi il blog, di una signora francese che fa delle cose, ragazze, meravigliose, no, è poco, divine. È veramente eccezionale. Fa delle cose bellissime. Quindi vi lascio il link perché, insomma, ho piacere, se anche voi ne avete, di mostrarvi questo blog che ho scoperto. Poi magari lei sarà famosissima, tutti la conoscono, tranne io, come al solito, le mie gaffe, però non importa. Ho fatto, diciamo, due campioni di perle rivestite. Ne ho fatti due perché il primo non mi convinceva, poiché ha alcuni difetti. Secondo lo schema è uscita questa cosa qui. Questa forma un po' a pera. A me non piace. È un'imperfezione. Questa forma, nella parte apicale, è dovuta al fatto che le perline utilizzate hanno una dimensione eccessiva. Bisogna usare perline più piccole. Quindi io che ho fatto? Prendendo ad esempio questa, ne ho poi creata un'altra cercando di migliorare alcune situazioni. Allora, il colore lo so, è orribile, però li ho scelti apposta affinché si potessero ben distinguere, perché durante la lavorazione è importante usare due colori, altrimenti non riuscite a seguirmi, perché insomma, già stiamo tramite video, metto a fuoco, non metto a fuoco, insomma, i soliti problemi. Ho pensato che usare dei colori molto differenti tra loro aiutasse la visibilità. Quindi, questa non mi piaceva, ne ho fatta un'altra, migliorando alcune situazioni. In questa perlina abbiamo tre colori differenti. Il terzo colore, il rosso, sono delle perline più piccole. Ed infatti non creano quel difetto che era presente nella sfera rivestita che vi ho fatto vedere prima. Allora, il materiale che usiamo è una sfera. Prima cosa serve la sfera, la perla. Questa è una perla da 14 mm, è importante anche la dimensione, serve una perla da 14 mm. Poi, filo, questa volta ho trovato un filo per cucire colorato in marrone che spero riuscirete a vedere meglio. E poi delle perline. Delica, ragazzi, sì, sempre le delica, sono necessarie, mi dispiace. Io userò questi colori, questi tre colori che mi sembrano molto molto visibili, che sono verde, nero e rosso. Non mi metto a cioè, se volete sapere le specifiche del colore, lasciatemi un commento, adesso no, non penso sia importante. Nel caso magari vi piaccia qualche colore o vi serva. Le dimensioni sono per le delica, che sono quelle verdi e nere, sono della dimensione 11-0, mentre le perline rosse sono della dimensione 15-0, quindi 11-0 le delica, 15-0 le più piccoline. Altra cosa che ci serve, l'ago. Serve un bel ago. Io userò questo con la gruna molto lunga. Niente, mettiamoci al lavoro. Ora prendete le vostre perline piccole, le 15/0, il vostro filo con l'ago e infilate 4 perline piccole e le portate alla fine del filo. Portiamo alla base del filo e annodiamo.
poi semplicemente entro nella perlina adiacente, destra, sinistra, a me non fa nessuna differenza, quindi vedete voi, basta entrare in una perlina, semplicemente per allontanarci dalla zona del nodo che insomma potrebbe darci qualche problema nella lavorazione, ma niente di che, giusto una questione di tecnica. Passo successivo è quello di inserire delle perline, quattro perline tra gli spazi di quelle già presenti. Quindi noi siamo usciti di qua, adesso inseriamo una nuova perlina rossa, quindi piccola, 15-0 sul lago, e la infiliamo nella perlina successiva. In questo modo. Questa è la perlina appena inserita. Di nuovo inseriamo una nuova perlina, infiliamo l'ago nella perlina successiva e tiriamo il filo. Ragazze, mi rendo conto che forse non si vede nulla, è abbastanza semplice, purtroppo è molto piccolo, però non posso fare altrimenti. Le quattro perline. Cosa ho fatto? Sono uscita da questa perlina, ho infilato una perlina nuova e sono rientrata. Uscita di qua, ho infilato nuovamente una perlina nel lago e sono rientrata. Adesso che faccio? Infilo nuovamente un'altra perlina. Entro nella perlina successiva. Terzo passaggio, identico. Infilo la perlina, però questa volta entro sia nella perlina successiva che in quella dopo, che sporge di più. Ecco qui, viene una specie di stellina, diciamo, no? Un quadratino con queste quattro punte. A questo punto, ad ogni... dobbiamo effettuare la stessa cosa che abbiamo appena fatto, però invece di infilare una perlina alla volta, questa volta ne infiliamo due. Infiliamo nel lago due perline rosse e le infiliamo nella perlina sporgente successiva, quindi in questa. Entriamo e tiriamo il filo. Stessa cosa. Continuiamo, altre due perline, entriamo, e poi nella successiva, saltandone una, diciamo. Ancora, di nuovo, per quattro volte dobbiamo farlo, tanti quanti sono i lati del nostro piccolo quadratino che si è venuto a creare. Facciamo per l'ultima volta. In questo caso sempre, invece che entrare solo in questa perla, entriamo in questa e in quella successiva. Eccoci qua. Il vostro lavoro si deve presentare circa in questo modo. A questo punto, adesso è necessario infilare una perlina rossa che divida la coppia che abbiamo appena inserito, quindi ne va una qui in mezzo, una qui in mezzo, una qui in basso e una di qua. Perline rosse qui. Negli altri spazi che si sono formati, cioè qui, 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 cioè gli spazi che dividono le coppie, inseriamo ad esempio delle perline nere. Cambieremo il colore della perlina, io cambierò il colore della perlina ad ogni giro in modo che vi sia semplice capire dove ci troviamo.